Voglio aggiungere solo una cosa, tu hai fatto una domanda adesso, ma non corriamo il rischio di fare noi così col transumanesimo. Attenzione, tu mi sembra lì che hai una determinata visione del transumanesimo, ok, come molti l'hanno. Allora, il transumanesimo, intanto è una filosofia, quindi stai sicuro che magari fra le domani ne fra 40 anni, perché stanno discutendo addirittura se si deve dire transumanesimo o transumanesimo. Perfetto. Quindi non è per me. Ma attenzione, è una filosofia che non dice niente sull'uso, una cosa è la tecnologia, la filosofia, l'altra sono le persone. Ci sono sostanzialmente tre ideologie. Ci sono gli elitaristi, che sono quelli che dicono che l'elite deve poter disporre delle capacità del transumanesimo, quindi l'autoreprogrammazione di DNA, la robotica avanzata, tutte queste cose. Ma solo l'elite, meritevoli dipende dalla mentalità di chi fa parte di questi eliti, no, può essere buona, cattiva, e va bene. Poi ci sono quelli che dicono che invece solo deve essere un movimento utilitarista, cioè queste tecniche vanno utilizzate solo dove possono essere utili. Poi ci sono quelli che hanno l'approccio ludico, okay? Cioè queste tecnologie avanzate devono essere disponibili per tutti, che siano per curare la malattia, per subire una malformazione, oppure uno si muove per un terzo braccio perché così la forma più in fretta deve poterlo fare. Quindi ci sono diverse correnti di pensiero che stanno ancora discutendo, quindi non c'è, ma la ricerca è molto orientata su questo, e soprattutto, attenzione, non pensare che noi ci approcciamo al transumanesimo, ci stiamo arrivando, piano piano sia un male, dipende sempre da chi controlla quelle tecnologie, capito? Non, io ci tengo particolarmente perché io, insomma, mi dichiaro un postumanista convintissimo, io domani mi riempirei di cibo, di lucette, lo farei, però mi rendo conto che la gente ha questa visione, perché purtroppo darebbe adito se determinate persone potessero controllare la diffusione e l'utilizzo, a una versione negativa, ma non è detto, speriamo di no.